Diario di bordo, giorno 228. Siamo qui in mezzo alla pampa, un sole ardente. Qui ci abbiamo Giuseppe che si è in pratica sfracellato la gamba vicino a una pseudo caccia. Buongiorno, ore 7:28. Pensavo di farne un'uscita con delle persone strane. Bravo, mai fidarsi delle persone che si incontrano su Facebook. Guardate un po', no, ma già solo lui. Basta lui, già avete capito tutto. Ho la barba. Sì, sì. Artù, numero uno. Buongiorno. Poi dopo di abbiamo il capo scout che ci fa girare intorno da mezz'ora, Alex. E niente. Sì. Fu così che partirono in quattro e tornava nessuno. Alex, come mettiamo oggi qua? Verano c'è una brutta storia. Oh, mamma. Vabbè, oggi siamo partiti per un giro. Vabbè, volevamo far trekking, alla fine facciamo un cazzo, andiamo al bar e vabbè. Faccio il maker. Questa è una salita. Ora dobbiamo. Ora togliamo la macchina. No, ma questo serve per riscaldare la gamba. Sta minchia. Già mi si sta appiccicando a me. Oh, vedi di parlare bene, che se poi dopo va online. Il filo interdentale per lavorarla. Va online? Chi vuole bestemmiare? No, ma rotto il cazzo sto così, dietro a te. Ma sei sicuro che la traccia la sai leggere? Dai. È la terza volta che passiamo di qua. No. E qui ora ci troviamo sul ghiacciaio di Monteleone. Come ha detto il nostro Arturo qui. E niente, il nostro scout lì dietro, che era lui che sapeva il giro, ora iniziamo a cazzo. Perché dopo 20 minuti che giriamo, passati tre volte la nostra macchina. Abbiamo levato qui adesso le ciaspole. Per cui adesso iniziamo. Forse. No, ma voi guardate con che individui io la domenica, ore 7:37, io devo girare. Numero uno. Come farsi il canale alla lezione mattutina. Sì, la lezione mattutina. Io non mi prendo responsabilità per quello che viene detto dagli altri escursionisti qua. Guarda lui, guarda, zaino, bello sto zaino. Che è quello che ci andavi a scuola? Sì. È più comodo dei nostri. Anche le stesse cose quindi di quando andavo a scuola, il coltello, l'accento. È giusto. Esatto, ragazzi, esatto. La pecora? Qui siamo passati già per l'ottava volta, però va bene, è bello, bello. Ma dai, solo la prima, la seconda. La prima, sì. Adesso le facciamo tra poco. Sì, sicuro. Voi non fate caso, perché solitamente sapete che le mie uscite sono ben strutturate. Vabbè, però... ora base di bamba. Sì, beh, ovvio. E mo qua? Sali su. Secondo me sentire questo. Merda. Alessandro. Hai la faccia che non mi piace, vedi? No, neanche a me. Non ti vedi. E anche stamattina comunque. No, di qua la tagliamo troppo in là. Dobbiamo riscavalcare quello di là. Yeah, Marturia! Dai, Guarda la sua, pezzo di merda, è la sua. Qui ci troviamo all'interno della giungla di Monte. Oh, Artù, come stiamo andando lì davanti? Qui ci saranno. Qui ci saranno poche zecche. Ne ho un raduno levo sulla gamba praticamente. Tu stai tornando alle macchine, eh? Bastardi, io lo ammazzo. Sto andando al sentiero originale. Sì, sì. Vedi che ti ho detto che volevo dire. Odio. Esatto, il padello odio anche te. Bastardi. Potevo farmi, c'è il mio solito. E i cazzi tu la prossima volta. Allora, quella sarà la migliore per arrivare là. Ah, quella senza cazzo di cespugli in mezzo. Ah, questo dritto è il sentiero di galoppamento. Di galoppamento? Sì, dove passano gli animali. E i cavalli? Non vedi tutte le tracce che ci sono per terra, cazzo, anche tu. Dai, Vedi. Cazzo.
Ora sapete perché io solitamente esco da solo, vero? Perché se non ti piace l'avventura. Ma è tutta la strada così. Diario di bordo, giorno 228. Siamo qui in mezzo alla pampa, un sole ardente. Qui ci abbiamo Giuseppe che si è in pratica sfracellato la gamba vicino a una pseudo caccia. C'aveva delle spine così. E niente. Vabbè, però noi siamo fiduciosi perché Alessandro, il nostro capo scout, ha detto che conosce il percorso, ha tutto mappato. La di mano? No. Perché cosa hai fatto? Cos'hai? Una... La poi lasciarla lì. Fammi vedere. Certo, ho una spina nel cazzo di quel faccio, fa male che... Fa vedere. Allora, innanzitutto qui non c'è proprio di polpaccio, però va bene, dai. Dai, qua. Artù, per fortuna che ci sei tu qua oggi. Ma ora andiamo, ora sto andando tutto sopra. Oh, raga. Seguiamo il pellegrino. Forse. È l'ottava volta, forse. Vabbè. Sai, scopri che se giri intorno al bosco è più facile di tagliarlo. Io. Le novità della giornata. Merda. Dice lui. Vabbè, aspetta. Arturo, vieni un attimo qua. Tieni un attimo la cam, fammi rimettere lo zaino. Arriviamo. No! Ci sono rovi? E io ho già i coglioni in piedi ai rovi oggi, La mia pazienza è veramente bassa. Fumala una sigaretta, che fumo, ti vedo stressato. Dai cazzo! Dai, bello, quattro amici, un po' di natura. Ma cazzo, stai prendendo giù? Riprendi qualcuno? No, è spenta. No, non è spenta, è accesa. L'ho tirata fuori con le unghie, grazie! Potevamo morire, tu devi andare avanti. Sì, sì. Perché lì per lì ho detto una zeppa, ma solitamente per collare una zeppa. Come i cani? Artù, gli abbiamo dato il collarino? Voglio prendere le vostre sorelle, voglio riprendere. Oh, bella! Marca troia. Vuoi fare una ripresa del taglio? Ma madonna. Del taglio, ti sei tagliato? Io beh, normale. No, non è normale, non dovresti. Se vabbè. Sei molto depresso è normale, se no no. Bene. Che battuta di merda! Eh? Che battuta di merda! Se sei emo e depresso è normale! Io vi odio! Il political correct! È finito da un pezzo! Ah! Vedi? Adesso andiamo! E ci credi, l'abbiamo girato tutte le campagne ormai, per forza, prima o poi la trovi, eh! Giri! Comunque era così anche quando siamo partiti, ve lo voglio dire questa cosa che... Ma ragazzi, ma noi eravamo lì, non potevamo tagliare quel cazzo di cose e venire giù di qua? No, l'hai visto tu? Sì, non l'hai visto io. Ma quando parliamo non ci ascolti allora? No, dove si va? Su? Però questa è la regola che ho capito quando sei salito in macchina. Cosa? Quando parli non di là non so se si... Di là non so se si ascolta. Ah, non lo so, tu lo devi sapere, come dai. Scherzi. Questo è un campo, non è che... Il campionato. Comunque sembra un film. Sì, sì, un film. Guarda, io quando secondo film. Porno e azione. Questo qui non riguarda un cazzo. Secondo me qui ci faranno un film nostro. Nudi e crudi. Sì, sì. Come. No. Che volevano uscire per una domenica in natura e poi boh. Qua se ci becca il contadino ci fa il culo, eh. Ragazzi, Arturo c'ha l'erba nelle scarpe. E so che ce le bene le scarpe. Noi qui ci stiamo divertendo come se non ci fosse domani. Cioè, i tre stronzi qui dietro, no? Che oggi non ti preoccupare, so io dove andare. Poi ci siamo persi, ora vado io dove cazzo mi pare. Guarda. Sì. No, io magari dico una cazzata, cioè 99% sicuro. Sicuro. Qui abbiamo due bushcrafter, che uno di loro, che è quel signore lì, si identifica come bushcrafter di Rimini. Non so di Rimini. Poi dopo abbiamo lì Alessà, fai un saluto. Numero uno, che ci sta allestendo il campo. Non lo so, io non è roba tua. Ma io qua abbiamo lo stronzo con la pipa.
Ecco. Perché la colpa è la mia. Questo è il nostro campo. Da studiare con attenzione, c'è più carta igienica e salviette che materiale veramente utilizzabile. Alessandro sta preparando una seduta per almeno 4 persone. No, potete vederla. Stronzo. Artù, ho l'unico ramo tutto marcio per sederci. Ce l'ha trovato lui. Quello, cosa serve così marcio? Giuseppe, racconta, spiegaci. Tu che sei uno dei bushcrafter. Guarda che se lo culli non cresce, no, quella setta arriva. Anche perché è uno dei bushcrafter più in voga qui in Italia attualmente. Oh, di masticarsi. Spiegaci un po', Giuseppe. Non a parte l'accento guardando. Barese sembra uno dei bushcrafter. Sì, sì, sì. Le vostre sorelle. Cordino non ce n'è allora. No, qualcuno l'ha lasciato passare nelle macchine. Dai, mondo marcio, raccontaci cosa stai facendo, per favore. Bello che torniamo in lupo. Ma non c'è un po' caparezza lui? Sì, sì, sì. Stessa faccia di merda. Sì. Come siete simpatici, porca. La stessa bravura bushcraft. Quella è la seduta per lui. No, ma cos'è, una trappola per gli uccelli? No, devo metterne 4 così, poi ci metto tutti i legnetti e seguo la cima. Ah, figo. Segui? Seguo la cima. Oh, seguo. Però senza cordino mi adongio, uso questo. Mi adongio? Ha detto... Dove che cazzo me l'ha fatto fare a venire con voi? Non lo so io. Mi ha detto mi adongio, vero? Mi adongio. Ma sto registrando, secondo sì, te? Sì, sì. E perché non vedo un cazzo? Perché okay. Guarda, minchia zio... Aspetti! Questa è la postazione che abbiamo trovato. Qui ci apprestiamo a fare un Dakota. Come potete vedere, abbiamo depilato solo uno dei due buchi. Il cinghiale fa il bagnetto. Buttiamo giù un albero. Non tiriamo giù questo? Com'è che si sta? Ecco la cucina ufficiale bushcraft. Ma questa la vedi fredda? La vedi tenuta fredda? Tutta la notte in frigo. Poi qua siamo a 40 gradi. Benok. Bello. Bello. A casa sì, c'è che da fare. E qui ci sono i nostri amici rosticini. Guarda, so che sopra. Non gli devi sputare sopra, non gli devi sputare. Guarda, oh, gli dà fuoco, gli dà fuoco. Dio cane. Tiralo un po' fuori. Adesso che cazzo stai a fare? Non va troppo rumore. Questo gatto bravo. Che ti fai? L'uomo con le salsicce movibili. Che pezzo di vecchio. Oh, guarda, lì se non sembrano fratelli. Stessa faccia. Allora, barzelletta. Allora, c'è un pidocchio che va al convegno nazionale dei pidocchi. Incontra un suo amico. Lui è tutto bello, in forma, preciso, perfetto. L'altro è smagrito, poverino, è maciato, non proprio deperito. Allora l'amico gli fa: ma cosa hai fatto? Ah, io sono vivo nei baffi del motociclista, sempre un gran freddo, raffreddore, moccio, umido, guarda, una vita di merda. L'altro fa: invece te dove vivi? Ah, guarda, io vivo nei peletti della signora. Sei sempre pulito, lavato, fai una bella vita, profumato, guarda. Vai anche te che ti troverai bene, fidati. Si rivedono l'anno dopo sempre al convegno. Allora, quello che viveva nei baffi del motociclista è sempre più magro, pallido, una cosa impressionante. L'altro invece sta bene. Allora l'altro che viveva nei piletti della signora fa: ma scusami, ma non sei andato a vivere anche te lì? Sì, però cazzo, dopo una settimana mi sono ritrovato nei baffi del motociclista. Cosa si aspetta? Oh? No, no.